E saluto a tutti quanti, ben ritrovati nella cucina di Tommy and the Cooker. Prima di cominciare la ricetta, tengo ad augurare a tutti voi un buon anno. È un classico di inizio anno proporvi una ricetta di riciclo. Oggi ricicliamo il pandoro e prepariamo insieme un tiramisù, un arancio e mandarino. Cominciamo! Ovviamente il primo ingrediente è il pandoro. Per la bagna gli ingredienti sono mandarini e zucchero. Spremiamo il succo dei mandarini. Lo filtriamo. Mettiamo il succo così ottenuto in un pentolino e aggiungiamo lo zucchero. Andiamo sul fornello, the cooker. Portiamo ad ebollizione e facciamo ridurre di circa un terzo. Ogni tanto mescoliamo per non farlo attaccare al fondo. Si è ridotto, è pronto. Lo facciamo raffreddare. Per la farcia gli ingredienti sono tuorli d'uovo, liquore Grand Marnier, zucchero e formaggio fresco spalmabile. Mettiamo una coppa a raffreddare in frigo. È arrivato il momento di utilizzare una pentola con un po' d'acqua e un bagnomaria. Nel bagnomaria versiamo direttamente tuorli e zucchero e montiamo fino a che lo zucchero non si sarà sciolto ed otterremo un composto bianco e spumoso. Mettiamo metà liquore ed incorporiamolo. E l'altra metà. Una volta ben incorporato il liquore, andiamo sul fornello. Avete visto che l'acqua non raggiunge il bagnomaria ed ora, continuando a mescolare, aspettiamo che si addensi. Ha raggiunto gli 82 gradi. Perciò il tuorlo si è pastorizzato. Ho tirato fuori la coppa dal frigo ed ora raffreddiamo questo zabaione fino a 40 gradi. Ok, ci siamo. Possiamo incorporare pian piano il formaggio fresco allo zabaione. Un po' di pellicola
e lo mettiamo in frigo fino al momento dell'utilizzo. Finalmente tagliamo il pandoro. Tagliamo la base che non assorbirebbe la bagna. Cerchiamo di ottenere delle stelle alte 1,5 cm, massimo 2 cm. Mi sono preparato una base per torte, riutilizzata anche quella, e una tortiera foderata di acetato o carta forno. Per la misura mi sono basato sull'ampiezza della stella più grande, in questo caso 20-22 cm. Ho riempito gli spazi con le punte di un'altra fetta. E poi ho bagnato questa base con il succo di mandarino e zucchero. Mi aiuto anche col cucchiaio, dato che la bagna è molto sciropposa. Procedo con i lati foderandoli con altre punte. Io lo faccio così, a coppie, ma potete anche metterli singoli. Tiriamo fuori la nostra faccia. Stendiamone uno strato generoso, spingendola bene verso l'esterno. Ne metto un po' anche fra le fette verticali. Ora mettiamo un'altra stella. Schiacciamo un po' e bagniamo anche questa. Se va un po' di bagna anche sui lati, va bene lo stesso. Mettiamo il resto della farcia a coprire. Non serve essere troppo precisi. Possiamo anche aiutarci con una marisa. Riutilizziamo la stessa pellicola e mettiamo in frigo a riposare per tutta la notte. Il tiramisù si è raffreddato. Per decorarlo in modo classico, ossia con un po' di cacao in polvere, metto un po' di pellicola, altrimenti sporco il piatto di portata. Secondo me con questa torta non rimpiangeremo il pandoro. Buon appetito!